partenza regolare per questa prima batteria allievi maschi. Forza ragazzi, anche questi giocano contro il tempo, quindi i primi 16 tempi passano alla fase successiva. E andiamo in solitaria. Abis chiude la sua gara col tempo di 34 e 51. No, viene chiamata una falsa probabilmente, ora vi diremo anche a chi. Ed ecco che la seconda batteria prende il via in maniera questa volta regolare. Andiamo a vedere l'uscita dell'ultima curva, come saranno posizionati i nostri atleti. Andiamo verso, ormai diciamo all'altezza del bar, quasi pronti all'ultimo sprint per arrivare al tempo più. E andiamo, ultimi 50 metri, non lo so, intanto dico il tempo. Il tempo è di 36 e 87. Fermi, fermi, fermi. Oh, finalmente partenza regolare per questa terza batteria. E andiamo verso questa parte conclusiva di questa terza batteria con l'atleta dello Skating Roy in vantaggio sui suoi colleghi. Infatti chiude Dennis Mirarchi col tempo di 36 e 65. E andiamo con la quarta batteria, Ricca Mattia Alpin Line. E andiamo con questa quarta batteria, partita in maniera assolutamente regolare, con l'atleta dell'Inline 360 che si porta in vantaggio per questa prima curva, ma in realtà tutto il giro da fare. Mi sembrano veramente molto veloci, anche a distanza mi sembrano estremamente rapide nella loro azione. E andiamo verso l'ultima parte della batteria, 50 metri. Vai ragazzi, primi 16 tempi, chiude l'inline 360 Ravelli Filippo col tempo. Oh, fermi, fermi, c'è una partenza irregolare, probabilmente una falsa. Adesso vi comunicheremo anche a... partenza regolare per questa quinta batteria. Eccoli lì ragazzi che stanno spingendo al massimo, perché è il tempo che conta, i primi 16 passano il turno. Vi ricordo che oggi è in ballo anche la qualificazione agli italiani, ma credo lo sappiate, immagino. E andiamo, 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 ultima curva, andiamo agli ultimi 50 metri. Ecco ragazzi, adesso tutta, è tempo, tutta. Col tempo di 36 e 12 chiude.